con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato i valori dell'unità nazionale in questi giorni di sofferenza per le popolazioni colpite dal terremoto, è stata celebrata questa mattina in Piazza del Plebiscito a Napoli la festa dell'unità nazionale e la giornata delle Forze Armate. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, la giornata si è articolata in diversi momenti, tra cui la cerimonia dell'alzabandiera con tutti i reparti schierati in piazza e la consegna da parte del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, delle medaglie d'onore alla memoria concesse dal Presidente della Repubblica a 4 ex internati nei lager nazisti residenti in provincia di Napoli. Un onore, un ricordo del passato, l'importanza della memoria, e lei sa benissimo che senza memoria non vi è storia, non vi è presente e non vi è futuro, e quindi è molto importante. Tra l'altro oggi noi che cosa omaggiamo, che cosa ricordiamo? La nostra bellissima unità d'Italia raggiunta, a che prezzo, ma che è stata raggiunta e che quindi è un bene inestimabile che dobbiamo conservare. E insieme, e questo è molto bello, rendiamo omaggio e onore alle Forze Armate. Presente anche il sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris. Le Forze Armate devono essere parte integrante della sovranità popolare, cioè, quindi non sono un corpo staccato dal popolo. C'è un giuramento appunto alla Costituzione, alle istituzioni repubblicane di cui le Forze Armate fanno parte e che spesso vengono chiamate a compiti molto molto difficili. Quindi oggi è il giorno della gratitudine e del ricordo della Costituzione attraverso l'Italia, una e indivisibile, pur nella valorizzazione delle sue autonomie e delle sue differenze.